tutti, bentornati nell'angolo di Silvia e benvenuti al 18° giorno di Bookmas. Oggi finalmente sono qui con il video dedicato al libro di Agatha Christie che ho deciso di leggere insieme a voi per il mio book haul. Se non sapete di che cosa parlo, vi lascio il video nelle schede dedicato appunto all'annuncio della nascita dell'Angolo della Christie, questo book club che ho deciso di creare appunto per leggere ogni mese un libro di Agatha Christie. Per il mese di dicembre abbiamo letto insieme Il Natale di Poirot, perché mi sembrava quello più ideale per leggere in questo periodo. È stata veramente una bellissima, bellissima lettura, mi è piaciuta davvero moltissimo, è stata molto avvincente, molto scorrevole, molto coinvolgente e ovviamente non sono riuscita comunque a capire nulla di chi fosse il colpevole. Questo è un romanzo con come protagonista Hercule Poirot, è stato pubblicato in Italia nel 1940, il titolo originale è Hercule Poirot's Christmas. È ambientato a Gorston Hall nel Longdale, campagna inglese negli anni 30. Il nostro protagonista principale è Simeon Lee, un signore piuttosto anziano con parecchi soldi, ha lavorato molto nel Sudafrica, ha riaccumulato parecchi soldi, un uomo molto avaro, soprattutto di sentimenti, che tiene molto di più ai soldi che alle varie emozioni e vari sentimenti, sposato con molti figli, si è riconosciuti che sparsi per il mondo, come dice lui, che però ha sempre amato le donne e diciamo che non si è comportato proprio benissimo con la moglie. Per questo Natale Simeon Lee decide di richiamare tutta la sua famiglia, quindi tutti i suoi figli, appunto a Gorston Hall, dove lui vive con Alfred, che è uno dei suoi figli, e la moglie, che diciamo sottostanno molto a quello che lui dice e chiede. Non propriamente dei piccoli servi, però diciamo che Alfred fa un po' tutto quello che il padre vuole. E quindi tutti i figli con le rispettive mogli, ma anche qualcuno in più, arriveranno la vigilia di Natale appunto in questa tenuta per passare le feste insieme, ma anche perché Simeon Lee ha pensato ad un qualcosa, vorrebbe cambiare il suo testamento. Cosa succede? Succede che proprio la vigilia di Natale, fine cena, sentiranno dei rumori e un urlo straziante all'interno della camera di Simeon, che per lo più è chiusa all'interno, e scopriranno poi la morte del padre, del suocero. Ovviamente all'inizio sembrano un po' tutti colpevoli, tutti avevano comunque un buon motivo per volerlo morto, e poi e da qui poi inizia la storia, quindi iniziano gli interrogatori e inizia poi la dipanazione del mistero. Possiamo dire che insieme ad Hercule Poirot ci sarà un sovrintendente della polizia, il sovrintendente Sugden, che appunto sarà chiamato a risolvere questo caso. Questo romanzo è strutturato in modo molto classico, ha uno schema ben preciso di stesura della storia, un po' appunto la stesura classica dei gialli del tempo. Abbiamo la descrizione di tutti i personaggi della storia, poi abbiamo l'arrivo di questi personaggi all'interno di una casa dove poi avverrà il misfatto, avremo poi appunto il misfatto, quindi l'omicidio, l'inizio delle indagini con i rispettivi interrogatori e poi avremo le indagini con la risoluzione del caso. Questo è uno schema abbastanza classico che ci aiuta moltissimo anche a entrare ancora meglio nella storia, perché ci risulterà sicuramente molto più facile. È una storia dove i personaggi sono sicuramente caratterizzati in modo ottimale, avremo delle descrizioni sia fisiche che comportamentali, che anche avremo un rendo
challenge di tutta la loro vita, molto dettagliato e particolare, perché ci aiuterà moltissimo anche a capire se può essere un papabile colpevole oppure no. Io devo dire la verità che all'inizio per me erano tutti colpevoli, come vi ho già detto, perché tutti manifestavano bene o male un possibile comunque motivo per volere il signor Simeon Lee morto. Poi ovviamente c'era chi aveva degli alibi molto più forti, chi meno forti, ma in questo caso poi Ercole Poirot ci dà un grandissimo aiuto a capire comunque tutto molto meglio. Se grazie al sovrintendente Sugden avremo degli interrogatori e una visione molto più particolare, descrittiva, comportamentale, grazie a Poirot invece che fa delle indagini molto più psicologiche, e infatti durante tutto il percorso lui dice che è molto importante è andare a vedere il carattere, perché è da quello che si capisce molto e si va a capire proprio come una persona può agire. Il motivo scatenante di questa trama, possiamo dire che anche a Natale si possono comunque commettere omicidi. Natale dovrebbe essere il periodo più buono, più bello dell'anno, più sentimentale, dove appunto tutto dovrebbe essere bello e buono, però in realtà Poirot ci spiega che anche in queste riunioni familiari con tante persone, dove appunto non tutti vanno d'accordo tra di loro, mantenere comunque sempre il sorriso, sempre una buona parola può accrescere molta più stress e rabbia e appunto poi farlo sfociare in un omicidio, come appunto è successo a Gorston Hall. Devo dire che la storia è molto avvincente, molto appassionante, ci sono tantissimi personaggi, ma non si fa confusione perché l'Agatha Christie è molto chiara e molto lineare, molto appunto scorrevole e fresco. Ovviamente, come vi dicevo prima, tutti i personaggi potevano essere colpevoli o meno. Ovviamente l'omicidio è stato commesso da il più insospettabile. Infatti, se ad un certo punto avevo capito qualcosina e credevo di essere giunta ad una buona risoluzione, dopodiché è arrivato Poirot che ha completamente capovolto tutte le indagini e tutte le cose, e io sono rimasta ovviamente a bocca aperta perché non me lo aspettavo minimamente. Io l'ho letto questo libro insieme ad una ragazza su Instagram, che saluto tantissimo, vi lascio qua sotto il suo link di Instagram, se andate a seguirla mi farebbe un sacco piacere, è stato veramente bello leggerlo appunto insieme a qualcuno di voi. Se per il prossimo libro di gennaio c'è qualcun altro che vuole aggiungersi, mi farebbe davvero molto molto piacere. Poi so che ci sono anche altre ragazze che lo hanno letto durante il mese di dicembre, ma nelle stesse giornate che l'ho letto io appunto c'è stata quest'altra ragazza che appunto mi ha fatto davvero molto piacere. Ovviamente io gli ho dato 4 stelline su 5 perché rimane comunque 3 libri belli, ma 10 piccoli indiani è il mio preferito, però devo dire che questo mi è piaciuto molto. L'unica cosa è che non tratta molto il tema natalizio. Come ambientazione temporale passiamo dal 22 di dicembre al 28 di dicembre, quindi abbiamo questo arco temporale, ma di atmosfera natalizia e così via non c'è praticamente nulla, anche perché la famiglia non riesce a festeggiare il Natale, in quanto la vigilia appunto succede il misfatto, non hanno tempo, voglia né sentimenti per festeggiare il Natale. Quindi diciamo che il Natale di Poirot, se vogliamo leggere qualcosa di a base natalizia, no, sicuramente non è questa la scelta. Io vi aspetto su Instagram, che se non lo sapete è La Libreria di Silvia, vi lascio il link qua sotto, per andare poi a scegliere insieme il prossimo libro che leggeremo per il mese di gennaio. Io ho già alcune scelte papabili che appunto vorrei tanto leggere. Ovviamente se voi avete dei libri da suggerirmi scrivetemelo qua sotto, che quindi poi farò questo sondaggio e mi aiuterete a scegliere il prossimo libro.
E quindi io poi con l'angolo della Cristi vi aspetterò a gennaio, seguitemi su Instagram perché appunto annuncerò il tutto lì, non credo che farò un video apposta solo per dirvi che libro leggeremo perché non ha senso, quindi seguitemi su Instagram. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video. Qua sotto scrivetemi con il titolo del libro vostro preferito di Agatha Christie, se siete anche voi una appassionati di suoi di lettura, scrivetemi appunto il libro che vi è piaciuto di più in assoluto. Il mio è Piccoli 10 indiani in maniera assoluta. Nulla, noi ci vediamo qua domani con nuovi video. Ciao a tutti!